Il fungo porcino rappresenta per Castelpagano, paese in provincia di Benevento, ma a confine con il Molise, il prodotto principe della sua gastronomia. Fungo nobile, dal sapore intenso, e il tesoro dei boschi del paese. Adesso è dedicata la sagra che quest'anno ha tagliato il traguardo delle 18 edizioni. È iniziata venerdì oggi la chiusura, anche stasera dunque la degustazione del ricco menù a base di porcini. Diverse le iniziative con stand di artigiani e agricoltori locali per promuovere e valorizzare il prodotto tipico, ma anche il paesaggio, la cultura, le tradizioni del posto. Ieri un interessante convegno sulle origini di Castelpagano, che in passato faceva parte del contado di Molise. È una vetrina importante, quindi bisogna cogliere al volo queste occasioni. Castelpagano peraltro è inserito nel GAL, gruppo di azione locale Alto Tammaro. Io faccio parte di questo consiglio di amministrazione. Si sta in qualche modo lavorando sul tratturo, sul Regio Tratturo, si vuole certificare una ippovia. Questa è un'altra occasione da non perdere per i piccoli imprenditori, soprattutto imprenditori agricoli. Un'iniziativa fortemente voluta dal comune. In media sono circa 8.000 le presenze ogni anno per la sagra e per degustare i piatti del ricco menù preparati dai ragazzi dell'Istituto Alberghiero di Termoli. Risotto, lasagne, polpette, arrosto, insalata con pane fritto, tutto rigorosamente a base di porcini. Questo è il classico porcino che viene usato, che di solito lo mettiamo sia nel risotto, nelle polpettine, nell'arrosto di maiale al forno. Insomma, è l'ingrediente di questa sagra. Se non c'è il fungo porcino non è questa sagra.